Oggi è proprio una giornata, un incontro particolare, beh, ma mi sentono, non lasci stare, è proprio un incontro particolare perché non abbiamo mai ospitato una, un evento così, e noi di solito facciamo delle lezioni diciamo in cui c'è un solo relatore, ma quest'oggi che abbiamo il piacere di averne quattro, e insomma è un'esperienza nuova. Personaggi famosi e indimenticabili dei Promessi Sposi, raccontati da Tiberio Bicevo, Maria Teresa Rossi e Lia Valigi. Allora, buonasera a tutti. Ecco, ringraziamo la vostra, per la vostra presenza. La Presidente è già uscita, ma la ringrazio lo stesso. Siamo contenti di essere qui perché possiamo ricambiare a Maria Teresa, la nostra amica, la prestazione che lei ha fatto a Recoaro un anno fa. Ecco, i Promessi Sposi è un argomento molto, molto conosciuto, e diciamo che non saremo i primi a presentare queste cose, però noi non faremo una spiegazione del romanzo e dell'autore, ma abbiamo scelto soprattutto alcuni brani, sono sei brani in cui ci sono dei personaggi particolarmente importanti del romanzo. Questo appunto è un libro che forse voi avete conosciuto durante le scuole superiori o comunque anche verso la scuola media. Qualcuno, qualche insegnante ha fatto almeno una parte. Per alcuni di voi la lettura potrà essere un ricordo piacevole, per altri sarà la scoperta di pagine intense della nostra migliore letteratura dell'Ottocento. I lettori avete già conosciuti Maria Teresa Rossi Maraboli e Tiberio Bicevo, che saranno degli interpreti dei nostri personaggi. Il romanzo è uscito già nel 1823 con il titolo Fermi Lucia. Poi il Manzoni, esigente, ha sempre più ampliato questo romanzo e ha voluto soprattutto come si suol dire, lui diceva infatti, di andare a ripulire, a bagnare i suoi panni in Arno. L'Arno è appunto la presenza a Firenze, ha voluto rinnovare lo stile e dare uno stile più toscaneggiante, più quindi italiano al suo romanzo. La sua opera definitiva uscì 18 anni dopo, nel 1842, dal titolo I Promessi Sposi. Le illustrazioni che voi vedete qui alle mie spalle sono riprodotte dalla dottoressa Michela Ceola, che sono quelle originali di un pittore torinese del tempo, dell'Ottocento, Francesco Golin. Il romanzo storico è ambientato tra il 1628 e il 1630 in Lombardia, quando questa regione era uno stato sottomesso alla dominazione spagnola. Ci sono avvenimenti storici nel romanzo, appunto romanzo storico, la sommossa del popolo di Milano che è avvenuta l'11 novembre 1628, la guerra di successione nel Ducato di Mantova, con il passaggio dei Lanzichenecchi, soldati mercenari svizzeri, e poi soprattutto c'è la terribile peste diffusasi nell'Italia settentrionale nel 1630, che uccise 2/3 della popolazione d'Italia settentrionale. Frutto della fantasia dello scrittore sono invece le vicende personali di due fidanzati, Renzo Ramaglino e Lucia Mondella, e delle persone che ruotano intorno a loro. Nel romanzo incontriamo fatti avvenuti e personaggi realmente esistiti accanto a fatti e a personaggi immaginari. Nel presentare un quadro storico della società del Seicento, che era composta da nobili, da sacerdoti e da umili popolari, il Manzoni riproduce la realtà della vita con i problemi di sempre,
affrontati da gente a volte onesta, a volte anche perversa. C'è chi gode di gioie semplici, ma anche soffre per colpa dei malvagi. All'origine del dolore per il Manzoni sta l'uomo. L'uomo che per soddisfare le proprie passioni è causa per sé e per gli altri di sofferenza e talvolta di rimorsi. Il dolore dell'umanità per il Manzoni non risale né al destino né a Dio, ma risale agli uomini crudeli. Tuttavia, da questa visione iniziale pessimista, l'autore passa al rasserenamento che gli offre la fede cristiana. Il dolore ha una grande funzione, secondo il Manzoni. Sui non credenti agisce come richiamo alla misericordia di Dio e al ravvedimento. Per i cristiani è motivo di purificazione che li rende meritevoli del premio eterno. Allora, sentiamo che il significato di tutta la storia si può sintetizzare in queste parole, che sono dell'autore stesso. Dio non abbandona mai i suoi figli e quando toglie loro la gioia la restituisce più bella e più grande. Ecco, adesso passiamo alla lettura del primo... io cercherò di collegare, anzi, le varie letture con una breve trama, perché così possiamo capire meglio e entrare più profondamente nel significato del romanzo. Allora, cercate eventualmente, se avete il cellulare, di spegnerlo, se sono quelli acustici. Allora, inizia la prima parte della trama. I protagonisti del romanzo sono Renzo Travaglino e Lucia Mondella, due giovani operai tessili che vivono in un paesetto poco lontano da Lecco, nei pressi del lago di Como. Tutto è pronto per il matrimonio dei due promessi, quando un feudatario del luogo, Don Rodrigo, scommette con il cugino Attilio che riuscirà ad impossessarsi di Lucia. Il curato del paese, si chiama Don Abbondio, è in procinto di celebrare le nozze quando subisce la minaccia di non sposare quei due giovani. Costui si dimostra subito un uomo egoista e pauroso. Non ha una vocazione spirituale, anche se è un sacerdote, ma si è fatto prete per motivi di convenienza ed è succube delle ingiustizie del suo tempo. Naturalmente il tempo descritto da Manzoni è il 600 e non l'800, dove quando è vissuto lui. E si ispira alla regola di scansare tutti i contrasti con un'astuzia gretta e superficiale. Ora vediamo, sentiamo insieme l'incontro che avviene tra Don Abbondio e i Bravi. Maria Teresa farà la parte di Don Abbondio e i Bravi, e anche il narratore lo sarà Tiberio Bicego. Prego. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato di una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta, tra uno salmo e l'altro, chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e, girati ociosamente gli occhi all'intorno, li fissava la parte di un monte dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse ad una voltata della stradetta dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi. E così fece anche quel giorno. Dopo la voltata,
La strada correva dritta, forse una sessantina di passi, e poi si divideva in due viottole a foggia di Y. Quella a destra saliva verso il monte e menava la cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente, e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che, nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevano dire fiamme. E alternate con le fiamme certe altre figure da non potersi descrivere, che volevano dire anime del purgatorio. E di un color marrone, e su uno sfondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là, il curato, voltata la stradetta e drizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe mai voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada. Il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che, dal luogo dove era giunto il curato, si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero, l'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere, cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaggio che spuntava fuori da un taschino degli ampi gonfi calzoni, uno spadone e con una gran guardia traforata a lamine d'ottone congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Che i due descritti di sopra stessero vivi ad aspettare qualcheduno era cosa troppo evidente, ma quel che più dispiacque a Don Abbondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui, perché al suo apparire coloro si erano guardati in viso, alzando la testa con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due ad un tratto avevano detto «è lui». Quello che stava a cavalcioni si era alzato, tirando la sua gamba sulla strada. L'altro si era staccato dal muro e tutti e due gli si avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi come se lo leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiare le mosse di coloro e, vedendoseli venire proprio incontro, fu assalito ad un tratto da mille pensieri. Tornò subito in fretta a se stesso se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra, e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo, ma anche in quel turbamento il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto. I bravi però si avvicinavano guardandolo fisso. Mise l'indice però e il medio nella mano sinistra del collare e, come per raccomandarlo e girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all'indietro, torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualcuno arrivasse, ma non vide nessuno. Diede un'occhiata di sopra del muricciolo, nei campi, nessuno.
un'altra più modesta sulla strada dinanzi? Nessuno, fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro? Non era tempo. Dar la gambe era lo stesso che dire inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, mi corsi incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che di abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia tutta quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso quando si trovò a fronte dei due galantuomini e disse mentalmente: ci siamo. E si fermò sui due piedi. Signor curato, disse uno di quei due piantandogli gli occhi in faccia. Cosa comanda? Lei ha intenzione, proseguì l'altro con lato minaccioso e racconto di chi coglie il suo interiore sull'intraprendere una ribalderia. Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Cioè, loro signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci tra loro e poi vengono da noi. E noi siamo i servitori del comune. Vengono da noi come se andrebbe a un banco a riscuotere. Orbene, gli disse il bravo all'orecchio, ma in tono solenne e di comando. Questo matrimonio non sa da fare né domani né mai. Ma signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, vedo bene che a me non me ne viene nulla in tasca. Orsù, se la cosa avesse a decidersi a Charlie, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, lei ci intende? Ma loro signori sono troppo giusti, troppo ragionevoli. Ma interrompe questa volta l'altro compagnone, che non aveva ancora parlato fino ad ora. Ma il matrimonio non si farà. E qui una buona bestemmia. O chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo. E un'altra bestemmia. Zitto, zitto, riprese il primo oratore. Il signor curato è un uomo che sa vivere del mondo e noi siamo galantuomini che non vogliamo fare del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu nella mente di Don Appuntio come nel forte di un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente e in confuso gli oggetti e accresce il terrore. Fece come per istinto un grande inchino e disse: se mi sapessero suggerire. Oh, suggerire a lei che sa di latino, interruppe ancora il bravo con un riso tra lo sguaiato e feroce. A lei tocca, e soprattutto non si lasci uscire parola su questo avviso che le abbiamo dato per il suo bene. Altrimenti, sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo? Il mio rispetto. Si spieghi meglio. Disposto sempre all'ubbidienza. E proferendo queste parole, non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento. I bravi le presero o mostrarono di prenderle nel significato più serio. Benissimo. E buonanotte, messere, disse uno di essi, in atto di partire col compagno. Don Abbondio, che pochi momenti prima avrebbe dato un occhio per riscansarli, allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattative,
Signori! Cominciò chiudendo il libro con le due mani, ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada donde era lui venuto e si allontanarono, cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero Don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato. Poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra, che parevano aggranchiate. Come stesse lì dentro, si intenderà meglio quando avrem detto qualche cosa del suo naturale e dei tempi in cui gli era toccato di vivere. In preda al panico, Don Abbondio capisce bene che con chi ha a che fare i conti, perfino con Don Rodrigo, e dopo l'incontro con i bravi si rifugia in canonica, dove racconterà tutto a Perpetua. Dal Balzoni poi è derivato il nome di Perpetua a tutte le donne che fanno da domestiche e sacerdoti. A voi Don Abbondio e Perpetua. Naturalmente Perpetua è la signora e Don Abbondio è il signore. Giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa sua, che era in fondo al paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano. Aprì, entrò, richiuse diligentemente e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito «Perpetua! Perpetua!», avviandosi pure verso il salotto dove questa doveva essere certamente ad apparecchiare la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognuno se la vede, la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva obbedire e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerare le proprie, che divenivano di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l'età sinodale dei 40, rimanendo celibe. Per aver rifiutato tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. Vengo, rispose mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio, e si mosse lentamente, ma non aveva ancora toccata la soglia del salotto che gli vi entrò con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbero nemmeno bisognati gli occhi esperti di Perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero. Misericordia! Cos'ha, signor padrone? Niente, niente, rispose Don Abbondio, lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone. Come niente? La vodare di vendere a me, così brutto com'è. Qualche gran caso è venuto. Oh, però, per l'amor del cielo, quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire. Che non può dirne pure a me. Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere? Oh, ahimè, tacete! E non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino. E lei vi vorrà sostenere che non è niente, disse Perpetua, empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. Date qui, disse Don Abbondio, prendendo il bicchiere con la mano non ben ferma e votandolo poi in fretta come se fosse una medicina. Vuoi dunque che io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? Disse Perpetua, ritta innanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita puntate davanti, guardandolo fisso,
quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto. Per l'amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi, ne va la vita. E la vita? La vita! Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualcosa sinceramente in confidenza, io non ho mai... Brava! Come quando... Perpetua, s'avvide subito d'aver toccato un tasto falso, onde, cambiando subito il tono, signor padrone, io le sono sempre stata affezionata. E se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo. Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo, onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oimè, le raccontò il miserabile fatto. Caso, quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse di nuovo il più solenne giuramento, e Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo: per l'amor del cielo! Delle sue! Oh, che birbone! Oh, che soverchiatore! Oh, che uomo senza timor di Dio! Volete tacere? O volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli, che nessun ci sente! Ma come farà, povero signor padrone? Oh, vedete? Vedete? Vedete che bei pareri mi dà costei? Viene a domandarmi come farò? Come farò? Quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarmela. Ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle. Ma poi... Ma poi? Sentiamo poi. Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere un curato cigongola, io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come e qualmente... Volete tacere? Volete tacere? Sono pareri codesti da dare a un povero uomo. Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe? Le schioppettate non si danno via come confetti. E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare, gli si porta rispetto. E appunto perché lei non vuole mai dire la sua ragione, si ha ridotti a segno che tutti vengono con licenza... Volete tacere? No, io taccio subito. Ma è però certo che quando il mondo si accorge che uno, sempre, in ogni incontro, è pronto a calarle... Ma volete tacere? È tempo ora di dirlo.